25 premiazioni al Centro Larca per la 14ª edizione della Festa dello Sport Giovanile. Non poteva mancare il consigliere regionale Guerrino Testa, una parata di giovani stelle. Come le ha trovate? Ma lo sport, sappiamo tutti l'importanza che riveste socialmente per tutte le famiglie, per tutti i ragazzi. Poi quando si parla di sport giovanile l'interesse è doppio, perché parliamo di ragazzi che già dalla tenera età hanno le idee chiare, decidono di impegnarsi, di fare anche qualche sacrificio e di fare scelte ben precise per quanto riguarda la disciplina che hanno scelto. E insieme a loro le famiglie, insieme a loro le associazioni che le seguono, i loro allenatori, il loro staff, e lo sport sappiamo perfettamente quanto sia importante, perché toglie i ragazzi dalla strada, li impegna e poi incomincia a far pensare e riflettere a tutti i ragazzi quanto sia importante il rispetto dell'avversario, che nella vita si può perdere e si può vincere, ma bisogna andare sempre a testa alta e sempre con la consapevolezza che bisogna fare tutto per riuscire nella propria disciplina. In passato sul palco della Festa dello Sport Giovanile sono stati premiati atleti di caratura mondiale come Gianmarco Tamberi, primatista mondiale di salto in alto, la campionessa europea dei 1500 metri Gaia Sabatini. Che cosa si sente di augurare, Guerrino Testa, a questi giovanissimi campioni premiati oggi? Io innanzitutto auguro a tutte le ragazze e ragazze di divertirsi e di stare bene tra di loro. E poi sulla scia di chi li ha preceduti di faccio un grandissimo in bocca al lupo di riuscire nelle proprie discipline, perché l'Abruzzo da sempre è fucina di grandi sportivi e quindi continuare la tradizione per noi è importante, ma voglio fare i complimenti a te e a tutti gli organizzatori, perché questo bel momento sportivo di grande aggregazione è un momento di grande interesse e la Regione Abruzzo su eventi del genere vuole metterci il marchio. Un plauso particolare ai campioni del nuoto paralimpico, dei ragazzi eccezionali che abbiamo visto molto determinati sul palco. Quando si parla di loro si rischia di dire spesso le stesse cose, di fare retorica, ma come hai detto tu, sono ragazzi determinati che sanno qual è il loro obiettivo e ogni giorno si impegnano fino alla fine, profonde tutte le loro energie per riuscire, quindi sono ragazzi da prendere solo e semplicemente come esempio.